La malaria è tornata a Piacenza. La conferma arriva da Legambiente, che in fondazione ha presentato il dossier sull'inquinamento in città e ha consegnato al sindaco Patrizia Barbieri e all'assessore Paolo Mancioppi le migliaia di firme raccolte durante la campagna Aria Nefasta. I risultati del 2017 sono pessimi, sono emergenziali, per usare una parafrasi sono tristi ambientalmente parlando. Abbiamo avuto 158 giorni di sforamenti tra l'ozono e le PM10 e quindi siamo in una situazione veramente difficile. Però questa serata non è fatta per piangerci addosso, è organizzata proprio per trovare delle soluzioni positive per uscire da questa situazione, che non è certamente una condanna. Ci sono mille possibilità che vengono utilizzate in altre città già da tempo, sia in Europa che in Italia, per uscire dal problema dell'inquinamento e della mobilità insostenibile che attanaglia le nostre città e quindi anche Piacenza, e quindi positivamente vedere tutti insieme, non solo Legambiente ma le varie categorie portatori di interesse e l'amministrazione, come si può risolvere questo problema che ci attanaglia da tempo, considerando questo momento come l'anno zero. Grande attenzione alle richieste dell'associazione da parte del sindaco Barbieri, che ha messo sotto i riflettori diverse questioni ambientali della città. Anche nel passato con Legambiente ho sempre lavorato e ho sempre lavorato bene, perché comunque il confronto e anche l'aiuto reciproco su alcune tematiche è fondamentale. Per quanto riguarda il problema dell'inquinamento, lo sappiamo, è un male che purtroppo non c'è solo a Piacenza, ma tutta la pianura padana ne risente. Noi stiamo lavorando anche con la Regione Lombardia. Ci sono comunque tante iniziative che sono state messe in campo da noi, ad esempio noi ci stiamo ponendo già tutto il problema dell'ambientalizzazione. C'erano delle opere ad esempio che dovevano essere fatte quando si sono insediati determinati impianti, e noi di questo adesso stiamo già chiedendo conto, nel senso che abbiamo iniziato degli incontri e vogliamo portare a casa tutte le opere compensative. Un altro tipo di approccio che abbiamo è quello di verificare se in determinate convenzioni che si devono stipulare si possono mettere anche ulteriori interventi compensativi che possono dare una risposta dal punto di vista ambientale, qualche piccolo parco in più rispetto a quelli che ci sono, manutenzione del verde, barriere, insomma tutto quello che si può fare per andare a migliorare la nostra qualità dell'aria.